L'evasione fiscale costa all'Italia oltre 180 miliardi di euro all'anno, una cifra che pone il nostro paese al primo posto in assoluto nell'Unione Europea, seguita dalla Germania 159 miliardi e dalla Francia 121. Seguono Gran Bretagna e Spagna. Nel 2012 le indagini portate avanti dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce ben 8.617 evasori totali, per un totale di 22,7 miliardi di euro sottratti alle casse dello Stato. Le denunce sono per un totale di 11.769 frodi e reati fiscali, soprattutto emissioni di fatture false, mancati versamenti IVA, dichiarazione dei redditi non presentate e occultamento o falsificazione di contabilità aziendale. Mancano all'appello anche 17,1 miliardi che non sono stati versati allo Stato e provenienti, per la maggior parte, da trasferimenti di denaro nei paradisi fiscali. Sotto la lente delle forze dell'ordine anche i lavoratori, o meglio i datori di lavoro. Nel 2012 sono stati scoperti 16.233 lavoratori completamente in nero e 13.837 irregolari. A livello territoriale, sud e isole sono le aree dove si evade di più, 41% per l'IVA, 29,4% per l'IRAP, a fronte di un'evasione pressoché dimezzata nel nord del paese. Se invece si guarda ai valori assoluti, il grosso dell'evasione si concentra nelle aree nord-ovest-nord-est, in cui si realizza la quota più rilevante del volume d'affari e del reddito del nostro paese. In Italia solo 28.000 soggetti su 41,3 milioni di contribuenti dichiarano oltre 300.000 euro lordi all'anno. Il 5% dei contribuenti più ricchi possiede il 22,9% del reddito complessivo dichiarato, pari a quello del 55% dei contribuenti più poveri. L'evasione fiscale, al pari della corruzione e della mafia, rappresenta un vero e proprio cappio al collo di questo paese. E per questa ragione va combattuta con grande energia, anche per due ragioni principali. La prima, perché pone i cittadini in maniera diversa di fronte allo Stato e quindi c'è un problema democratico da affrontare. E la seconda, perché in una situazione di crisi come questa richiede che lo Stato abbia il massimo di disponibilità di risorse per sostenere la questione fondamentale per uscire dalla crisi e ritrovare lo sviluppo di questo paese, cioè il lavoro. Sto per laurearmi in ingegneria e tristemente so già che le mie opportunità di lavoro si troveranno solo all'estero. Speranze di futuro qui, nessuna. Una proposta interessante potrebbe essere quella di rendere gli stage universitari retribuiti. Questo sarebbe sicuramente uno stimolo per continuare un rapporto di lavoro in seguito allo stage. Il lavoro ha bisogno di progetti e di sostegni finanziari. Per questo la lotta all'evasione fiscale e contributiva rappresenta uno dei capisaldi per uscire dalla crisi. L'idea di far sì che le donne, i lavoratori, i pensionati non contino solo quando si va a votare, ma anche tra un'elezione e l'altra, è un messaggio che deve essere colto immediatamente per far sì che si possa recuperare quel gap sempre più grande tra cittadini e istituzioni. C'è la necessità di lavorare su dei temi fondamentali, di cui ancora poco purtroppo si è parlato, nonostante siano molto sensibili per quanto riguarda i cittadini. Il tema dell'equità fiscale, della trasparenza, del coinvolgimento dei cittadini per garantire nella pubblica amministrazione che la trasparenza non sia solo un'affermazione di principio, ma una cosa concreta. La lotta alla corruzione e l'idea che coinvolgendo i cittadini per rendere un'amministrazione più trasparente si previene anche quasi automaticamente la possibilità che soggetti estranei, corpi estranei, si introducono nell'amministrazione facendo gli affari propri. La crisi c'è, per me c'è, poi c'è chi dice non c'è, ma noi dei mercati si sente parecchio. Sono pensionato, ma non ci basta la pensione. Chi ha una pensione molto bassa è in difficoltà, non ci vuole tanto, uno più uno fa due, fanno tre o quattro. Chi ha soldi, a loro è uno colpisce la crisi. Si vende sempre meno, vedrà. Ma sarà più utile il pane, penso, ma comprano anche i fiori, un po' se ne dà via. È nato il bambino da 10 giorni e ci si limita su tutto. Quelli che non pagano le tasse e ce l'hanno da pagare sono dei fedenti. Per campare sì, ma per il resto da parte non ci si mette niente. Vanno tutte le tasse, tutta la roba da pagare e tutto. Se le pagassero un po' tutti, lui potrebbe stare un po' meglio.
io mi arrangio a vendere questi palloncini, ma fanno piangere i bambini di comune perché le persone devono comprare il pane, i palloncini vengono per secondo piano. L'Italia è l'evasore fiscale in assoluto, c'è poco da pensare, è sempre stata così, così sarà sempre, si sono mossi troppo tardi e ora c'è sta così colpo. Ci saranno altri evasori fiscali, comunque non finisce qui, assolutamente, continuerà. Sono sempre più gli imprenditori che stanno uscendo dal mercato e sempre più i cittadini che non riescono a trovare o ritrovare un lavoro. Persone che oggettivamente non sono in grado di pagare quanto richiesto dallo Stato, che soffrono, arrivando talune volte anche ad uccidersi. Ecco quindi l'assoluta necessità di riuscire a distinguere ed aiutare chi è obiettivamente in difficoltà da quanti invece si arricchiscono impropriamente e utilizzano questo momento di crisi per aumentare ancora di più i loro guadagni illeciti. Bisogna distinguere gli uni dagli altri. Certo che vado alle tasse. Se fatturassi tutto e non avessi dipendenti che mi lavorano in nero, i prezzi dei miei prodotti sarebbero fuori mercato. E io che ci guadagno? La Guardia di Finanza sa lavorare molto bene sulla criminalità economica, però è molto a costi alti, deve riformulare fortemente la sua organizzazione, deve avere dei sistemi anticorruzione interno che adesso non esistono, non ci sono sistemi di risk management adeguati come invece l'Agenzia delle Entrate ha. E poi bisogna lavorare molto sulle organizzazioni civiche, far capire ai cittadini sul territorio che devono collaborare, devono vedere cosa fa e quali sono gli obiettivi di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, partecipare attivamente alla loro definizione e devono capire che questa cultura della legalità economica conviene perché aumentano e migliorano i servizi pubblici. La prima percezione che si ha riguardo alle carenze dei servizi nella scuola è la mancanza di carta igienica, la mancanza di gessi, la mancanza di cimose, la carta per le fotocopie. Questi strumenti sono i più percettibili, ma il problema maggiore nella scuola è quando mancano i contenuti, quando manca la possibilità di chiamare un insegnante supplente o quando manca la possibilità di chiamare insegnanti di sostegno per i ragazzi disabili, oppure potenziare progetti che servono allo sviluppo e alla crescita dei nostri ragazzi. Appare chiaro che dall'attuale drammatica situazione l'Italia può uscire solo se amministrazioni di Stato, regioni, comuni e associazioni di cittadini cominceranno a far squadra, introducendo la cultura della trasparenza totale all'interno delle pubbliche amministrazioni e facendo comprendere a ciascun cittadino che collaborare per diffondere la cultura della legalità economica conviene a tutti. Avere una partecipazione diretta da parte dei comuni nel reperire risorse che vengono dall'evasione fiscale è un modo anche per riqualificare da una parte con la formazione il personale e dall'altra invece poter avere dei soldi da poter finalizzare ai servizi che si riversano soprattutto sugli anziani, ma non solo, anche sui bambini, quindi con gli asili eccetera, e su tutto il pezzo handicap. Alla fine del 2009 è stato siglato un protocollo d'intesa tra ANCI e Agenzia delle Entrate con lo scopo di incrementare e favorire la partecipazione dei comuni all'attività di recupero dell'evasione dei tributi statali, riconoscendo ai comuni aderenti una cospicua percentuale su quanto riscosso dalle loro segnalazioni. Si è quindi cominciato a muoversi nella giusta direzione per mantenere, consolidare e rilanciare democrazia, benessere e solidarietà nel nostro Paese. C'è stato indubbiamente negli ultimi anni da parte degli enti locali un grande lavoro, sia per recuperare l'evasione rispetto ai propri tributi, ma anche per fare in modo che attraverso la propria azione di accertamento si potesse sostenere l'azione di contrasto all'evasione fiscale da parte dello Stato e della Regione. Ci sono tantissime esperienze a livello anche nazionale. Noi come rete di avviso pubblico stiamo cercando di documentarle, stiamo cercando di raccogliere in modo da poter raccontare e diffondere quelle che sono appunto le pratiche migliori che gli enti locali hanno messo in atto in questo campo.
Corsico, comune dell'Interland milanese, dal 2010 ha iniziato a collaborare con l'Agenzia delle Entrate. Incrociando una massiva quantità di informazioni provenienti dalla banca dati del comune tributaria, emergono le situazioni determinate ad alto rischio. Se positive ad una prima verifica, vengono inviate all'Agenzia delle Entrate come segnalazioni qualificate. Da quando è iniziato questa collaborazione, il comune di Corsico ha recuperato circa 2 milioni di euro che potranno essere utilizzati per molte cose. Sicuramente borse lavoro in questo momento di crisi, credo che un'altra delle cose che a noi interessa fare è la manutenzione ordinaria di moltissimi dei nostri edifici per rendere anche più accoglienti per esempio le scuole per i nostri bambini. Abbiamo anche degli edifici che sono delle unità immobiliari che sono state confiscate alla criminalità organizzata che se messi a posto potrebbero essere restituiti alla collettività. Una di queste unità immobiliari, per esempio, potrebbe diventare una casa di accoglienza per le donne maltrattate. In sintesi, combattere la corruzione e promuovere la legalità fiscale conviene a tutti i cittadini, perché serve ad avere un numero superiore di servizi attivi e più qualificati, serve ad avere città con maggiore decoro, ma soprattutto serve ad avere una pressione fiscale più equa. La legalità economica conviene.